la diffido, io la diffido formalmente da fare la registrazione, altrimenti io la chiederò per la, qualora la registrazione venga diffusa. Lei ha fermato me, allora, lei sta invadendo la mia privacy, non io la sua. Si presenta come pubblico ufficiale, mi deve dire chi è. È lei che mi deve fornire lo documento. No, assolutamente. Allora, lei mi deve fornire lo documento. Vabbè, fai vedere la volante, dai. Noi la dobbiamo identificare, io la identifico, io la identifico, io non riesco a leggere la legge, mi dice di esibire un altro documento perché non sto in flagranza di reato, mi identifico, io le sto facendo un controllo di polizia, lei mi deve dare un documento, io mi faccio identificare, ma lei non ha nessun diritto, noi dobbiamo identificare, guardi, un controllo a campo, il collega sta già segnato, sì. Allora lei deve essere identificato, le stiamo chiedendo il documento per essere identificato. Per quale motivo mi vuole? Perché la polizia, il pubblico ufficiale ha la facoltà di chiedere i documenti alle persone che hanno detto. Se c'è una legge particolare, il 651 codice penale è antiterrorismo. Non è il codice penale, non è la legge antiterrorismo. C'è un avvocato, sa benissimo cosa mi per quale cosa mi chiediamo. Noi chiediamo, ovviamente, dal momento che stavamo andando semplicemente al bar. Ma non, infatti non c'è problema, però noi abbiamo chiesto il documento in maniera molto sottile. Io le ho detto che non indosso la mascherina perché sono una legge di rango superiore che vieta di coprire il volto in luogo pubblico. E la mascherina invece è un ordinamento, un UCM che è di rango inferiore che mi consiglierebbe, non c'è nessun obbligo di tenere il volto coperto all'aperto. Io sto registrando questo e vorrei sapere chi mi sta contestando, nome e cognome, perché sono io denunciato di voi. Ditemi chi siete, nome e cognome, nome, cognome e matricola, nome, cognome e matricola che considerate, state fermando un cittadino. Non sto inquadrando gli agenti. Autodeterminato, tutto sono diplomatico e terra straniera, ho doppia cittadinanza. Voglio sapere da voi per qual è il motivo, qual è il reato sto commettendo. Sono diritti umani. Dove può andare? Un lavoro in nome del popolo italiano, la libertà. Andiamo. Allora, abbiamo assistito all'ennesimo abuso, perché di abuso si tratta, manifestazione finita, veramente un'azione fuori luogo senza nessun significato giuridico. Di solito le forze dell'ordine sono veramente molto collaborative, molto capaci. Questa sera questo operatore di polizia ha voluto identificare il dottor Aiese mentre stavamo andando via. Cioè, sono stati là a guardare per tutta la manifestazione e hanno deciso di identificarci quando stavamo andando via. Stiamo veramente rasentando il ridicolo. Fortunatamente c'era anche l'avvocato, bravissima tra le altre cose. Pasquale, allora dici un po' che cosa è successo, come è avvenuto questo controllo, perché insomma è avvenuto. Dopo una bella, pacifica, gioiosa manifestazione dove diverse persone hanno potuto esporre non un punto di vista ma l'esperienza sul campo,
qua parliamo sempre di cose viste, realizzate, non di presunzioni, con un atteggiamento abbastanza strano, anche piuttosto insolito, perché io spesso giro senza mascherina anche davanti a pubblici ufficiali, insomma si sa che non portare la mascherina in un luogo all'aperto non è assolutamente qualcosa che va contro, mascherina consigliata. Questo anche al chiuso, è solo consigliato dal CTS, quindi tutte quelle che sono state le varie ordinanze o eventuali DPCM non sono mai stati sostenuti effettivamente da questo comitato tecnico scientifico, e questo l'abbiamo visto grazie a questi documenti dei segretati. Oltretutto ho fatto notare a questa gente che non sono riuscito a identificarlo, lui voleva identificare me come se stato fossi colto in pieno in flagranza di reato, e io non sono riuscito a identificare lui. Ho fatto notare che mi stava sollecitando senza avendo un fare autoritario, senza rispettare le leggi, perché le leggi di rango superiore vietano il coprire il volto in luogo pubblico, quindi mi stava istigando a contravvenire ad una legge dello Stato, e in più non avendo neanche le competenze, perché io la mascherina se la metto in sala operatoria la devo togliere dopo 3 ore, perché dopo 3 ore non è più efficace, e lo faccio secondo competenza, professionalità e secondo delle conoscenze biologiche e appunto infettivologiche. Stare all'aperto con una mascherina è demenziale, è proprio demenziale. Ha una sua simbologia evidentemente, ma è come ha una sua potente simbologia, oltre che potente azione di disturbo rispetto alle libertà, rispetto al diritto naturale, quello di imporlo attraverso dei pubblici ufficiali che, anziché essere adibiti per andare a caccia di spacciatori, di stupratori, di rapinatori, di violentatori, girano nelle piazze cittadine della mia città, la città dove lavoro da 30 anni, aiutando il prossimo, cercando di portare avanti un concetto di cura e di sostegno, cosa che abbiamo anche dimostrato. Ho detto anche questo nel mio intervento, in questo circa anno e mezzo di lavoro, seguendo le persone a domicilio non abbiamo avuto decessi, quindi il fatto di dover dimostrare una cosa del genere dovrebbe metterci tutti di buon umore, con prospettive di felicità, ma al contrario sembra che dire di far guarire le persone sembra quasi di violare la legge, come se ci fosse una legge, un ordine superiore che ci impone l'epidemia, la pandemia, la morte e la paura della malattia, la paura della morte, che poi in realtà significa la mancanza di libertà verso la vita. Quindi se ci insegnano ad avere paura della morte, ci insegnano anche a non poter avere, godere il diritto di vivere, di esistere.